Ben ritrovati cari amici a Sportivi a 360 gradi, ci troviamo allo stadio Saputo dove l'Impact giocherà la sua ennesima gara casalinga, una gara speciale perché si tratta dell'ultima partita in carriera di Marco Di Vaio. Il DC United non farà la vittima sacrificale, una squadra che non ha bisogno di grandi risultati perché ha già acquisito la sua partecipazione ai playoff. Per quanto riguarda invece le celebrazioni con Marco, seguiteci e saprete cosa succederà. I'm here with Roberto. Roberto, I see that you have a beautiful cutout of Marco Di Vaio. What does Marco Di Vaio mean for you, and what does he mean for the Impact? Well, he's done a lot for this city. You know, he scores many goals. You know, he does a lot for the community. We made this for him because we love him a lot. We wanted to stay another year, but you know, he can't. He's got to retire. And what is he kissing when he kisses his hand? His ring for his wife, because he loves his wife. So it's all about family and about passion, right? Exactly. Thank you, Roberto. No problem. For the last game, especially his last game here, to have a packed house, you know, for him to really bid farewell to a great player and a great human being. So I would urge all our fans that have been very supportive in a tough year to come that last game and really, bid farewell to a great player. È la grande serata dell'addio di Marco Di Vaio al calcio giocato. Un arrivo 2 anni e mezzo fa che sorprese un po' tutti e ci innamorammo subito di questo ragazzo per bene con il vizio del gol. Stasera l'Impact gioca contro il DC United, una squadra che tra l'altro, per curiosità, che solo il calcio sa regalare, è stata la prima squadra che Marco ha affrontato e anche l'ultima che lo saluterà. Tutte le attese sono ovviamente per il suo addio, per la sua ultima partita in questo campo, il campo dell'Impact di Montreal, e anche l'ultima maglietta che indosserà nella sua carriera. Alors, Loïc, Marco Di Vaio, il s'en va. Es-tu triste? Un peu. Et toi, tu joues au foot? Oui. Oui, quelle position tu joues? Joue attaque puis défenseur. Ah, superbe. Et qu'est-ce que Marco Di Vaio a fait pour l'Impact? Tu l'as suivi l'Impact? Oui. Oui. Et c'est un bon joueur? Oui. T'aimerais être comme lui? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Je pense que tu as raison. Merci. Merci Loïc et bonne chance. C'est le meilleur marqueur. Oui, exactement. Merci. Come potete vedere l'atmosfera è geniale, è l'ultima partita dell'Impact ma anche l'ultima di Marco Di Vaio, c'è un tifoso che conosco, Giovanni, Marco Di Vaio se ne va, che succede? Siamo dispiaciuti, mi avesse fatto piacere che durasse ancora, no? L'altro anno ancora. Ancora un anno? Sì, ancora un anno. Secondo te lo poteva fare? Certo, c'è ancora la potenzialità di giocare. Però lo possiamo ringraziare per quello che ha fatto. Certamente, al 100%. Allora forza Marco Di Vaio. Forza Marco Di Vaio e un saluto a tutti gli sportivi di Montreal. Grazie. Guillaume, Jean-Michel, deux frères, deux passionnés de soccer, Impact de Montréal, Marco Di Vaio, dernier jour qu'on va le voir ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour moi, évidemment, on va perdre un joueur qui nous a donné des super moments ici à Montréal. J'espère qu'on va... Il va être difficile à remplacer. Il va être très difficile à remplacer. Mais écoutez, nous, on voulait pas manquer ça. On a fait le voyage. On vient du Saguenay. On a fait le voyage du Saguenay pour venir spécialement pour ça aujourd'hui avec les cousins pour venir dire salut Marco. Grazie mille, Marco. Merci. Salut Marco, merci pour tout. Grazie. Ecco, allora l'avete sentito in diretta da Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sono venuti a vedere questa ultima partita del Marco Di Vaio proprio qui dell'Impact. Et voilà un autre vrai supporter de l'Impact de Montréal. On n'a aucun doute par là. Hein? Cathy, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors là, c'est la dernière de l'Impact, mais c'est aussi la dernière de Marco Di Vaio. Quel sentiment tu as par rapport à ça?
Je suis excitée d'aller voir ce dernier match-là. Je suis très, très contente d'être ici pour aujourd'hui. Mais j'ai vraiment de la peine parce qu'on va perdre un grand joueur de soccer et un grand gentleman surtout, qui a été un ambassadeur pour le soccer ici au Québec, qui, j'espère, va avoir allumé une certaine flamme chez nos jeunes joueurs. Pour en avoir deux jeunes à la maison, je peux vous dire que ça a un effet de marque. L'effet Marco Di Vaio, c'est... était fort. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça inspire les jeunes à jouer au soccer et à s'impliquer. Et ça donne un autre aspect aussi, autre que le match, l'aspect du cœur et... les valeurs. Des valeurs, exactement. C'est très beau. Veux-tu saluer Marco par nos émissions? Ah oui, certainement. Merci Marco Di Vaio et ma petite fille de 6 ans qui est en amour avec toi. Elle s'appelle Mélodie, mais on la surnomme Mélodie Vaio grâce à toi. Ça, c'est bon. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Mi trovo con Luca qui proprio a fianco allo Stadio Saputo in questa ultima giornata che Marco Di Vaio sarà con l'Impact qui in stagione locale, partita locale. Luca, cosa per te Marco Di Vaio cosa vuol dire? Marco Di Vaio è un giocatore che ha giocato primamente molte partite. È uno, in inglese dicono an institution, è un istituto di calcio, rappresenta tutto quello che è calcio e ha aiutato. Penso io che ha aiutato molto a Montreal per far venire molti tifosi allo stadio. E sono così contento che un laziale, quello che ha iniziato la sua carriera con la Lazio, ha potuto venire qua, anche con Alessandro Nesta. Era pure. Quindi ci mancherà sicuramente. Hai qualcosa da dire direttamente a Marco Di Vaio? Dillo pure davanti alla telecamera. Grazie Marco per venire a Montreal. Vi spero una carriera con tutto successo. Grazie Luca, buona partita. Grazie. Grazie Marco, rischia di essere lo slogan di oggi. Stiamo salutando Marco Di Vaio indirettamente su Rete Motor Sportive a 360 gradi. Enzo, tu sei stato ospite del nostro programma. Sì. Eccolo. Buongiorno, come state? Bene, bene, però siamo un po' tristi. Marco se ne va. Qual è il tuo sentimento? Beh, il sentimento, Marco è stato un grandissimo giocatore, anche un grandissimo uomo, come si comportava sul terreno e fuori del terreno. Credo che sarà difficile rimpiazzare lui, ma speriamo che o ce ne vogliono due o tre o quattro, vediamo che possiamo fare. Ma per l'Impact è stato un grandissimo giocatore. Senti, ma lo vuoi salutare dalle nostre onde? Sì, ti saluto Marco con grande fierta di tutti la gente di Montreal e siamo contenti di aver vissuto un tempo con lei e speriamo di rivederci fra altri ruoli. Grazie mille. Bene, ciao. Ultima partita di Marco Di Vaio in fase locale del campionato qui e sono con Nick, un altro appassionato di calcio, però anche appassionato anche di Marco Di Vaio. Nick, what do you think of Marco Di Vaio? Marco Di Vaio, man, he's made us proud. It's been fun to watch him here. Exciting as soon as he's been from the start of that he's been here to the end. Appreciate him and could wish him only the best in his retirement. Ευχαριστώ Marco Di Vaio, man. Avete sentito anche in greco? Last game for Marco Di Vaio here at home, Montreal Impact, a legend that played with the Impact. Spiro, what are your impressions for Marco Di Vaio and how do you feel on this last day that he's going to be playing here? I'm saddened. I'm actually very saddened. It's unfortunate. We had 2.5 years of just greatness of watching him play. And unfortunately, we're going to have to go into the Champions League knockout stage without him. So please ask Joey to get another like nice player. You know what I mean? If you have something to say to Marco Di Vaio, what do you wish him? Bocca al lupo. E crepi il lupo per Marco. Grazie Spiro. Prego, prego. È il giorno dei saluti per Marco Di Vaio, ultima partita della sua carriera proprio qui a Montreal in Canada con l'Impact e c'è una visita graditissima, un retrouvaille, non direi in francese, per me almeno ritrovare il signor Pantaleo Corvino qui nella tribuna del Saputo Stadium è veramente strano. Come va? Sì, bene, bene, molto bene. Una giornata importante, l'addio di Di Vaio al calcio giocato e quindi un momento che non volevo, ecco, non volevo perdere ed è un piacere esserci. Come conosce Marco Di Vaio?
Ma per i tanti gol che mi ha fatto sui terreni di gioco in Italia, per cui da grande calciatore qual era, tante partite toccato con mano nel terreno di gioco, piacere oggi fuori dal terreno di gioco essere presente a questa ultima sua partita. Marco Di Vaio ha lasciato una traccia molto importante qui a Montreal, praticamente adorato trasversalmente dagli addetti ai lavori, dai compagni di squadra, dalla tifoseria. È un ragazzo d'oro. Ah, un ragazzo d'oro, è un ragazzo che per arrivare a 38 anni a tirare ancora calcio al pallone vuol dire che deve avere tanto entusiasmo, tanta passione, tanta voglia ancora di sacrificarsi, e quindi questa la dice lunga non soltanto come atleta ma anche come uomo, perché poi alla fine è importante essere non solo atleti ma anche uomini. Signor Corvino, lei è uno dei direttori sportivi più stimati nel panorama calcistico italiano e internazionale, ma da un po' di tempo non la vediamo più attivamente diciamo partecipare un po' al gioco del mercato. Le manca o non le manca? Ma sai, fare un percorso come il mio, partire dall'ultima categoria e arrivare in Serie A vincendo tutti i campionati e poi fare 7 anni a Firenze culminati alla Fiorentina, culminati con 4 qualificazioni in Champions League, avevo bisogno di una pausa di tirare il fiato, quindi adesso l'abbiamo fatto ad ampio respiro, quindi siamo pronti per nuove emozioni e per altre insomma, possibilità dei palcoscenici che ci fanno poi stare bene. Grazie e in bocca al lupo per il suo futuro, per la sua carriera. Ma un in bocca al lupo al Montreal Impact, a tutto il calcio americano, e il piacere di ritrovarci sempre sui terreni di gioco. Il piacere è stato mio, grazie. Un saluto anche a tutti i tifosi canadesi e dell'Impact e anche quelli italiani. Grazie mille. Caro Marco, stavolta a salutarti sono proprio quelli a cui tieni di più, i giovani, anzi giovanissimi. È stata sicuramente una partita dalla lacrima facile, anche il tempo ha voluto partecipare all'addio di Marco Di Vaio perché un temporale di proporzioni bibliche si è scatenato esattamente al fischio d'inizio quasi di questo match terminato 1-1, indovinate un po', con gol di chi per l'Impact? Naturalmente di Marco Di Vaio, il bomber vero che dopo 2 anni e mezzo lascia il calcio, lascia l'Impact, ma non appende definitivamente l'idea degli scarpini di calcio al chiodo, al famoso chiodo della pensione. Uno come lui difficilmente ci andrà nel resto dei prossimi anni della sua vita. È stata una partita un po' all'insegna di quello che è stato il campionato dell'Impact, una partita equilibrata dove il DC United non si è imposto in maniera evidente sull'Impact, Impact che ha una manovra sempre piuttosto elaborata e che fa fatica ad andare in gol, grazie a Dio con Marco Di Vaio ci è riuscito spesso in questa stagione per 9 volte. Adesso i protagonisti di questo match nelle prossime interviste. Look, I mean, it was an emotional game, you know, but we wanted to come out and really, you know, finish the season not only for Marco in a positive way, but also from the team continue to play well here at home and finish off with a win. So I think that's the only thing that was missing. I thought that the guys gave everything on the field. We had some new guys in the back line because it's not always so easy to guys that haven't played together. The continuity really helps, but I thought they played really well. Marco scores a great goal. You know, we had a couple other chances.
In the end, it's a special night and a sad night because the season's coming to the end. Obviously, you know, it's been a difficult one for us from the start, but I think finishing in a positive way with a lot of good things, not only the play on the field, but a lot of things that are happening with the organization, some of the new players that we have acquired, I think have made the team a lot better. Sandro Nesta, la festa di addio di Marco Di Vaio non potevi mancare perché è il tuo amico del cuore, perché lo conosci da una vita, avete cominciato insieme, avete quasi finito insieme. Che emozioni c'erano oggi fuori dal campo? Ma oggi è un po' triste perché penso che Marco non è al 100% credo pronto per smettere, però sai, 38 anni, inizia a guardarti intorno, cercare altre strade, perciò diciamo che è il momento giusto per smettere, però non al 100%, non penso. Non credi che insomma sia una decisione definitiva, oppure continuerà sicuramente nel calcio ma in altra veste naturalmente? Esatto, farà, rimarrà nel calcio per forza e farà altre cose, però inizierà una nuova vita, un nuovo lavoro, una nuova avventura. Senti, Klopas ha detto in conferenza stampa, è appena terminata, che insomma era fiducioso di vedere Marco segnare almeno una doppietta, ci è andato vicino? Segna sempre, ancora. L'anno scorso segnava tutte le partite, quest'anno ancora, perciò... ma da quando siamo piccoli che fa gol, perciò non è che da adesso. Senti, si narra che i primi gol li abbia fatti proprio contro di te, è vero? No, io giocavo a centrocampo però, all'epoca, perciò già un po' più avanti. Gioco con Marco da quando avevo 8 anni, avevamo 8 anni, ho fatto tutta la carriera insieme, è andata abbastanza bene. Alessandro, la tua nuova carriera, parliamo un attimo di te prima di lasciarci. No, sto facendo il corso allenatore, vado in Italia una volta al mese per fare la scuola di allenatore per avere il patentino, la licenza. E poi tutto questo dura un anno e dopo inizio, voglio fare allenatore, non so dove ma... Forse Real Madrid, adesso vediamo. Mi hanno chiamato, vedo, ci penso. O magari il Barça? Anche. Ti ha chiamato Ancelotti? No. Ma no, vediamo dove. Vediamo. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, ciao. Andres Romero, un'altra bella partita, l'ultima della stagione. Credo che in te, come in tutti gli altri giocatori, ci sia l'orgoglio di aver partecipato al saluto finale per la carriera calcistica in campo di Marco Di Vaio. Sì, come dici tu, troppo felice di aver compartito 2 anni con lui, come giocatore 10, come persona 12. La verità è che è troppo felice. Senti, come ti sei trovato con lui in campo? Adesso ce lo puoi dire perché il campionato è finito, fuori tutta la verità. No, mi sono trovato bene. E penso che un bravo giocatore, qualcuno che gioca con lui, sempre si trova bene con lui. E mi dispiace che lui sta per giocare adesso, penso che puoi giocare 2 anni più, ma come ho detto prima, felice. Sarà difficile rimpiazzare Marco Di Vaio? Troppo, ma abbiamo Jack, lui penso che è un buon giocatore, c'è troppa qualità, penso che lui con confianza per l'anno prossimo è un buon replicante di lui. E per il tuo futuro cosa puoi dirci? Non lo so, ci parliamo la prossima volta. Parliamo. Grazie. Besides what's on the field and the soccer part of it, you we're gonna miss a great human being, a guy that's had a tremendous career, and you know, and I think that all of us here, and along with the players and the staff, we've learned a lot just about a guy who competes every day, wants to win everything that he does, and I think that's a good lesson for a lot of the younger guys and even guys on the team to see, because he's had a fantastic career. So we're gonna definitely miss him, not only the staff but everyone here in the city. But as the football career ends, soccer and the friendship remains forever. And I know we're gonna, like I said before, continue to be close in touch with Marco, because I'm sure it can be beneficial to the club, to us in many ways. Di Vaio, the shots! Di Vaio, the goal!
4 for the season. The two-goal cushion for the Impact. Marco Di Vaio, hai annunciato il tuo ritiro da calcio, doppietta, insomma, non è che ci ripensi? No, magari lo ridico la settimana prossima, così dopo Toronto, così ne faccio altri due, magari per l'ultima partita. No, non è possibile, c'è una parola, almeno io ho una parola, e questo sicuramente rende tutto meno facile, però sono contento. Matteo, insomma, l'addio di Marco Di Vaio l'hai seguito purtroppo dalla tribuna, non hai giocato questa partita, però credo che le emozioni da parte di tutti quelli che hanno assistito al match fossero per Marco Di Vaio. Sì, oggi è il suo giorno, è un grande giorno. Per me personalmente è un po' triste perché perdo un compagno, un amico, era mio compagno di stanza trasferta, abbiamo visto tante battaglie insieme a partire dagli anni di Parma in nazionale, quindi è un po' che io e Marco ci conosciamo, e vedere questa sua partenza mi rattrista, però sappiamo tutti, fa parte delle regole del calcio e non c'è che fare i complimenti a lui per la sua grande carriera che ha avuto e soprattutto per la persona, perché io guardo più questo lato, nel senso che di compagni ne ha avuti tanti, io ho giocato anche con Ronaldo, i compagni vanno e vengono, ma poi quello che più ti rimane del calciatore per me è la persona. Marco è una buona persona e sono contento per lui e per la sua famiglia. Avrà una carriera anche fuori da questo compito, insomma, fare gol è stato il suo mestiere e adesso lo vedremo in una nuova veste sicuramente. Sì, no, abbiamo parlato un po' di questo, lui adesso ha ancora un po' le idee confuse sul il suo dopo calcio, però si è stata creata questa opportunità con il Bologna che è diventato canadese. E lui ha un buonissimo rapporto con Gioi Saputo, sono convinto che qualcosa di bello riuscirà a ritagliarsi nel Bologna. Senti, l'Impact quest'anno ha avuto veramente una stagione travagliata, anche oggi abbiamo rivisto un vecchio film. Sì, no, hai detto bene, oggi quando hanno fatto gol alla fine ero sugli spalti con alcuni ex, con alcuni compagni, e tutti dicevano: ah, guarda, questo è il DC, nel senso quest'anno DC ha vinto e pareggiato tante partite così, e io ho risposto: no, questi siamo noi. Siamo noi che ancora una volta ci siamo fatti riprendere in una partita dove forse non avevano creato quasi niente. È vero che questo conta poco oggi perché la partita non aveva nessun tipo di importanza a livello di risultato, però per il futuro, per chi ci sarà, insomma, credo che sia importante che questo difetto cambi, perché l'anno prossimo bisogna fare un passo in avanti, sicuramente a quel punto di vista non si possono perdere tanti punti come abbiamo fatto quest'anno, perché parlandoci chiaro, se io guardo le altre partite, almeno le altre squadre, scusa, almeno nella nostra conference, non vedo questo divario così grande fra noi e gli altri. Però se poi guardi i numeri, DC ha quanti punti più di noi? Non lo so, tanti. Cos'è la situazione del tuo contratto? Pensi di tornare l'anno prossimo? Ma guarda, io adesso poi penso che nei prossimi giorni avrò un incontro con il club e in maniera molto serena parleremo del mio e del loro futuro, quindi non sono in grado oggi di dirti quale possa essere il mio futuro, però qualsiasi scelta verrà presa, sarà presa in maniera molto serena e tranquilla, anche per il rapporto che io ho con la famiglia Saputo, con il club, che dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno sempre trattato con i guanti. Non pensi di continuare a giocare? Beh, in questo momento non ho pensato a niente, non ho pensato al fatto di continuare, al fatto di smettere, al fatto di... No, non ho pensato a niente, è un momento di riflessione dove bisogna guardare tutto a 360 gradi e poi dopo prendere una decisione che sia ferma e decisa. Grazie. Prego, prego. On ne voit pas manquer le capitaine de l'équipe. Patrick Bernier, aujourd'hui l'émotion, on peut vraiment la couper avec le couteau. Marco Di Vaio, il n'est plus là, entendu comme joueur. Qu'est-ce que ça laisse comme héritage parmi vous, que vous étiez ses coéquipiers, disons? Oh, c'est un grand héritage, des gros souliers à remplir pour la prochaine personne qui va porter le numéro 9. Mais non, Marco était spécial. Ça a été une journée, ouais, comme vous l'avez dit, émotive. C'est triste aussi parce que des fois, tu ne veux pas que les joueurs ils partent. Tu veux les avoir à jamais, mais il y a une fin à chaque fois. Mais ça a été extraordinaire à l'avoir comme personne.
sur le terrain, mais hors du terrain aussi, il a apporté beaucoup. Et je pense qu'il va continuer à avoir une liaison avec le club. Et on sait que maintenant, il y a la connexion avec Bologna. Mais ça a été spécial de pouvoir, de Montréal, dire, de pouvoir jouer avec Marco Di Vao, Alessandro Nesta, Matteo Ferrari. Si on m'avait dit ça quand j'étais tout jeune, j'aurais jamais cru. Mais là, j'ai eu la chance puis de dire que j'ai joué dans le même club qu'eux autres, c'est parfait. Puis je suis très content de pouvoir avoir été là avec Marco pendant 2 ans et demi. Est-ce que tu te l'attendais comme ça? Tu avais entendu parler de lui, sûrement. Il est arrivé ici, il a été présenté vraiment avec tout le monde qui fêtait cette arrivée d'Italie. Et toi, comment tu te l'attendais? Comment il était vraiment? Oh, je m'attendais, je l'avais vu comme joueur. Tu sais jamais, bon, quand tu arrives à cet âge-là, tu sais pas, tout le monde, c'est sûr, ils disent ah, les joueurs, ils viennent ici des fois juste pour l'argent puis les vacances. Mais il est arrivé, une éthique de travail, une bonne attitude. Et c'était pas facile pour lui les premiers mois avec ce qui se passait en Italie, mais il s'est adapté vite. Puis nous, on s'est adapté à lui parce que son mouvement est tellement rapide qu'il faut jouer plus vite. Et quand on a trouvé la cohésion, surtout en 2013, on a vu, ça fait des flémèches. Mais non, quand il est arrivé, pour moi, c'était de voir est-ce qu'on peut jouer au même niveau. C'est parce que tu sais que lui a joué Serie A, la Liga en France, donc c'était de se mesurer à ce niveau-là. Puis je pense que sa présence en tant que joueur, ça a haussé le niveau de l'équipe et a permis de voir un niveau. Là, on va voir qui va remplacer, mais de toute façon, un joueur comme Marco Di Vao ne se remplace pas ça. C'est quelqu'un d'autre qui va faire son chemin. On va te donner la chance de le saluer directement dans notre caméra. Mais Marco, merci pour les 2 ans et demi. Merci pour ta carrière. Ça a été un privilège de jouer avec toi, mais aussi de te voir jouer. Quand j'étais tout petit, comme j'ai dit à ton père, de regarder à travers la Serie A, à travers la télé italienne ici. Et c'était un plaisir. Un peu déçu que tu partes, parce que c'est sûr, je trouvais qu'on avait une bonne connexion sur le terrain. Mais grazie mille. A feeling that he was going to score, seriously, you know, it was a weird feeling, you know, and it was like a perfect script. I thought Marco scores for sure one goal. I was thinking maybe two, and we win the game, but he gets his chances and he puts away. It was a great feeling. I felt really, because I knew, you know, for Marco, I think it's not that he scored, but he's a team player, so to him it would have meant so much more for him to score and the team to win, because you know, he's the kind of guy that goals don't matter if they're not beneficial to the team. But for us, for everyone, for him to score a goal in front of our home fans here, we've been great, even though we've had a tough season, you know, and I think to finish it off like that and have, from anyone, I would want Marco to score, you know, and I think everyone felt the same way. So it was a great feeling, but I had a feeling all day that I said, this guy's going to score. I also felt that we were going to win, but that didn't happen, you know. Marco Di Vao, come si fa a raccontare l'emozione di 22 anni vissuti sempre sulla cresta dell'onda, con grande soddisfazione di chi ha tifato per te, per le tue squadre e anche e soprattutto per chi ti ha allenato? È difficile raccontare quello che è successo oggi, però è stato un pieno di emozioni da stamattina, da quando mi sono svegliato fino adesso, dunque a quando sono uscito dal campo. Devo dire che sono molto felice per quello che ho ricevuto, e devo dire, come ho ringraziato prima in mezzo al campo tutti quanti, perché ho ricevuto tantissimo affetto in poco tempo, in 2 anni e mezzo è veramente difficile costruire un rapporto
con la gente lasciare un segno e sono felice di averlo lasciato e molto orgoglioso di questo. Ve lo avevi promesso, ce la ricordiamo ancora, la tua prima conferenza stampa, l'entusiasmo che hai sollevato, che hai scatenato e poi la risposta che è arrivata fin dalle prime partite con i tuoi gol, col tuo modo tipico di festeggiare. È stato qualcosa di non facile soprattutto all'inizio, però piano piano siamo riusciti a entrare nel meccanismo, nell'idea di questo del calcio qua, dell'idea di Montreal, dei tifosi. È stato un processo abbastanza rapido, devo dire, abbiamo avuto anche soddisfazioni importanti a livello di club e questa era la cosa che mi premeva di più. Siamo cresciuti come squadra e devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Contento anche di tutto ciò che ha significato, insomma, festa per la tua ultima partita, dal primo momento, da quando sei uscito dagli spogliatoi, fino a quando sei rientrato? Meraviglioso, meraviglioso, non potevo chiedere di più, ho ringraziato tutti perché mi hanno dato, ho visto molta spontaneità in tutto quello che è stato fatto, niente di costruito, niente di che è stato forzato, dunque devo dire questa è la cosa che mi è piaciuta di più, oltre a tutte le attestati di stima dentro e fuori dal campo, e devo dire che devo ringraziare veramente tutti quanti. Sai, ti è timbrato il cartellino anche per salutarci. Mi sono fatto un regalo perché l'ultima menzione, prima di tutto a me stesso e poi a tutti voi, perché comunque per me, come dicevo prima, io mi svegliavo la mattina e qualsiasi cosa che facevo era per far gol. Sono nato con questa vocazione e farlo per l'ultima volta ha significato farmi un regalo personale, perché comunque ho vissuto sempre con questo tarlo nella testa, dunque non lo proverò mai più e devo dire che quando mi mancheranno mi metto a vedere quello che ho fatto in 20 anni di carriera. Cosa ti porterei via come ricordo? 2 anni e mezzo, devo dire non posso scegliere, non riesco, è una domanda che mi è stata fatta più volte in quest'ultimo tempo, ti dico la verità, non riesco a scegliere, quando fai un percorso così completo con tutti, sia dentro che fuori dal campo, non puoi scegliere un momento. Ma scelgo anche i momenti negativi come sono passati quest'anno, come mi è servito a tutti per capire anche che tipo di persona sei, che tipo di persona riesci a essere anche nei momenti di difficoltà, dunque va bene tutto, devo dire che sono stato meravigliosamente bene qui, siamo stati con la mia famiglia per il primo tempo, i primi periodi tutti insieme benissimo e ho vissuto anche un'altra parte da solo che è stata un po' più difficile, però devo dire che ho passato tanti momenti buoni e sono felice di quello che ho vissuto. Siamo noi a ringraziarti per quello che ci hai fatto vivere e in bocca al lupo per il tuo futuro. Ci vediamo presto, sicuramente qui. Grazie, ciao. Beh, lo potete vedere, abbiamo un'esclusiva, Marco Di Vaio qui con noi. Ma no, veramente a guardarti bene, tu non sei Marco Di Vaio, eh? Non ci sono, no, sono il magazziniere purtroppo. Ah, purtroppo, ma come mai hai la maglietta di Marco Di Vaio? Me lo sono rubato. Hai aspettato l'ultima partita, eh? Bravo. Allora, caro Aldo è il magazziniere dell'Impact di Montreal, uno che ha passato veramente, si può dire, quasi tutti i giorni con Marco Di Vaio. Che ricordo ti lascia a te personalmente? Lasciamo fare che è un gran giocatore di calcio, possiamo dire che per me è stato uno dei più grandi che ho mai avuto qui, come personalità, come persona è uno una persona che la gente non può neanche immaginare come bravo, come una persona molto, come ti posso dire, intelligente, bravo, una persona di squadra, una persona che vuole bene per tutti, veramente una bravissima persona. Vedo che c'è molta emozione, perché gli scherzi poi alla fine sono belli, però diciamo, il vero sentimento è quello che ti resta dentro. Per me non è un giocatore, però è un amico, un grande amico, posso dire che mi dispiace molto che a fine della sua carriera, per me è stato un gran giocatore e c'ho molto dispiacere perché perdo un amico, a parte un giocatore. Senti, tutti dicono, hanno sempre detto che Marco era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene, questo è un esempio veramente di professionalità. Sì, Marco è il primo ad arrivare in spogliatoio, l'ultimo di partire, un professionalismo veramente grande, un uomo molto disciplinato. Speciale. Speciale. Sai, uno che parla con tutti, quando tutti arrivavano nel spogliatoio dicevo sempre buongiorno a tutti, mai scontento, sempre una persona di squadra. Ci fermiamo qui perché non voglio vedere le tue lacrime. Bravo, grazie. A presto, grazie. Ciao, ciao.
Fra i pochi sopravvissuti alla baraonda finale del match di addio Marco Di Vaio, il collega Vittorio Giordano. Vittorio, insomma, Marco lascia un segno indelebile nella nostra esperienza calcistica. Qui c'è molta tristezza, molta malinconia per il suo addio. Tanta malinconia, tanta tristezza. Averlo visto fare il giro di campo e salutare i suoi tifosi, tante famiglie, tanta gente che ha creduto in lui dal primo istante in cui ha messo piede a Montreal, mi ha fatto veramente un effetto di enorme tristezza. E mi sono venute fuori anche le lacrime, devo dirti la verità, perché è arrivato, c'era tantissimo entusiasmo da 2 anni e mezzo che comunque all'Impact c'erano tanti italiani, tra cui un grande come Marco Di Vaio, un campione fuori e dentro il rettangolo di gioco. Sapere che non ci sarà più dall'anno prossimo mi fa male, mi fa veramente male. Devo digerire, metabolizzare questa partenza, perché sapere che va via un grande campione, un goleador, una persona veramente che mi ha insegnato tanto in tutto l'arco della sua carriera, mi fa veramente rimanere male. Marco, ti dico che sono veramente in un momento difficile. Beh, continua a distinguersi la colonia italiana dei nostri giocatori. È vero, è vero, si è cominciati con tantissimi italiani che sono arrivati qui all'Impact, e poi pian pianino chi per infortunio, chi per scelta di vita, chi per contratti che sono stati risolti o che si sono conclusi, sono andati via. Io spero che ci possa essere adesso, con il fatto che Joey Saputo è anche presidente del Bologna, un'inversione di tendenza. Spero che questa partenza triste di Di Vaio possa essere invece fare da apripista ad arrivi di tantissimi altri giocatori italiani, italiani, specialmente giovani talenti. Secondo te qual è stato il gol per eccellenza fra quelli che Marco ha realizzato qui nella sua esperienza nell'MLS, se te lo ricordi? Adesso c'è troppa tristezza nella mia testa, c'ho la mente offuscata. Secondo me l'ultimo gol è quello che ho fatto stasera, il più bello, perché ci voleva il gol all'ultima partita, nonostante la pioggia, nonostante, devo dire, non ci fosse il grande pubblico. Di Vaio è stato premiato ancora una volta dalla dea bendata del calcio con un gol sul palcoscenico più importante, quello che lo vedrà domani sui televisori, sugli schermi di tutto il mondo, soprattutto in Italia, come l'ultimo atto della sua carriera calcistica. Era giusto che facesse gol, è stato il gol più bello perché se lo ricorderà per tutta la vita. Secondo te sarà difficile rimpiazzarlo? A prescindere, sì, Marco Di Vaio non lo rimpiazzi facilmente. Marco Di Vaio è uno che fa gol a prescindere, entra in campo e fa gol, poi c'ha carisma, c'ha personalità, è veramente un attaccante di razza, non ha la stazza dell'attaccante con l'altezza, però c'ha la scaltrezza, è veloce, ha il senso della posizione, c'ha il dribbling, è veramente un giocatore sui generis, che ha fatto la fortuna in tutte le squadre in cui è stato, e l'Impact farà fatica a trovare un degno sostituto. Grazie. Grazie a te. Ebbene sì, siamo tornati sul luogo del delitto, di un dolce delitto, quello dell'ennesimo gol di Marco Di Vaio. Stavolta è fatto sempre in questa porta, la porta degli ultra, ed è l'ultimo sigillo ad una straordinaria carriera. Marco Di Vaio lascia a Montreal, il Canada, e questa esperienza di 2 anni e mezzo con il senso sicuramente del dovere fatto. Un atleta universale, serio, riconosciuto e amato trasversalmente da tutti. Un giocatore che rimpiangeremo anche per la sua simpatia e disponibilità. Marco Di Vaio tornerà ad abbracciare il calcio in Italia in un futuro che sembra ormai disegnato al Bologna. L'Impact invece archivia una stagione deludente che noi speriamo di rivivere con più entusiasmo. Per l'ultima volta dallo Stadio Saputo con Marco Di Vaio, Marco Luciani Castiglia. Eccomi qui fra le poltroncine vuote della tribuna coperta dello Stadio Saputo, dove la gara tra Impact di Montreal e DC United si è chiusa con un pareggio. Un 1-1 che, se non altro, ha permesso a tutti i testimoni oculari di questo match di ricordarsi dell'ultimo gol in carriera di Marco Di Vaio. Il bomber che ci lascia sapendo di aver fatto il suo dovere. Una partita che ha confermato come l'Impact quest'anno abbia in qualche modo deluso le prospettive
prospettive erano ben diverse, si spera che nel prossimo campionato siano davvero differenti. Nel frattempo non possiamo che ringraziare Marco Di Vaio per averci regalato 3 anni di calcio ad alti livelli.